Allora, io comincerò molto brevemente da una piccola presentazione, più che altro per focalizzare qualche aspetto particolare della distribuzione, ma poi diciamo che il grosso della mia presentazione vorrei che fosse una live demo, quindi farvi vedere effettivamente cosa vuol dire lavorare con questa distribuzione e farvi vedere più o meno quali sono le possibilità. Ne vedremo alcune, purtroppo non avremo modo di vederle tutte, però magari mi soffermerò su qualche dettaglio piuttosto interessante. Allora, innanzitutto, un attimo solo che mi gestisco un po' meglio con la presentazione. Cosa è NetServer? Innanzitutto, NetServer è una distribuzione basata su 100S, quindi credo, presumo che buona parte di noi si sappia già cosa è 100S, e quindi diciamo che basata su questa particolare versione di sistema operativo c'è tutta una serie di considerazioni da fare, il fatto che sia stata inizialmente supportata da Red Hat e via di seguito, sia una versione comunitaria, sia una versione gratuita, con un supporto molto ampio sia per l'hardware che per il software, e quindi essere basato su questa distribuzione è sicuramente un punto molto vantaggioso. È una distribuzione comunque comunitaria, ci sono persone che ci lavorano da qualsiasi parte del mondo, dall'America Latina, dall'America, Giappone, quindi effettivamente c'è una comunità molto vasta e variegata. Ci sarà poi durante l'ultima slide che poi vi proporrò, ci sono dei riferimenti alla community, quindi avrete modo poi di poterlo guardare. Come anticipava Enrico, è una distribuzione che è stata inizialmente sviluppata e che è continuamente supportata da un'azienda italiana. Non dirò il nome, ma è abbastanza semplice poi capire qual è questa azienda. Personalmente è un gruppo di persone molto sveglie, con delle idee molto chiare, e quindi diciamo che spesso e volentieri anche averci a che fare direttamente di persona, capita magari di vederle al FOSDEM molto spesso, è sempre una bella esperienza. Uno degli aspetti positivi della distribuzione è che è molto più facile da usare di come ci si possa immaginare, poi vedremo un attimo cosa vuol dire. Ha tutta una serie di moduli, quindi sulla base delle nostre necessità possiamo più o meno fargli fare quello che vogliamo. Una caratteristica dello sviluppo che stanno portando avanti i ragazzi di questa azienda, ma anche la comunità, è quella di basarsi il più possibile su pacchetti che provengono da upstream. Se c'è qualche bug o qualche problema con i pacchetti upstream, si fa il classico bug in upstream e viene risolto il bug in upstream. Quindi da questo punto di vista la contribuzione anche al progetto 100S è più che garantita. Perché dovremmo usare NetServer? Quali sono le caratteristiche che rendono un po' speciale questa distribuzione? Sicuramente c'è uno strato intermedio di gestione che si chiama ESMIT, che proviene in realtà da un'altra distribuzione che è SME Server, che si compone da database, template e eventi. Poi vedremo cosa vuol dire nello specifico, c'è una slide specifica, per le altre no. La cosa molto interessante invece è che è dotata di una comoda interfaccia web abbastanza rinnovata, basata su un progetto comunitario che si chiama Cockpit. Ha un focus sulle aziende piccole e medie, quindi se avete bisogno di un piccolo serverino per un'azienda piuttosto che delle soluzioni interessanti, ci può anche fare della roba interessante a livello di cloud. Diciamo che questo è il focus fondamentale della distribuzione. Il concetto fondamentale di tutta la distribuzione è che potenzialmente su un unico server noi possiamo caricare molti servizi che devono essere quelli poi sufficienti per andare avanti l'azienda. Quindi anche in questo caso andiamo ad approfondire il concetto di multipurpose, e quindi io sullo stesso server posso avere più funzioni differenti. Un'altra cosa molto molto interessante è che offre un servizio di Active Directory ovviamente compatibile basato su Samba 4. Questa è una parte molto interessante. Io personalmente ho qualche cliente con cui lo usiamo, ci troviamo decisamente bene, è completamente integrabile con un ambiente Active Directory. Si possono anche usare i tool di gestione nativi di Active Directory su questo contesto. Quindi decisamente una soluzione interessante. E ovviamente
nella versione comunitaria, ma anche nella versione in realtà di questa azienda, poi con supporto, con quella che viene chiamata subscription, poi spero di poter toccare anche questo argomento, chiaramente è tutto open source. Ok. Vedo fra l'altro una domanda: cosa vuol dire upstream? Lo chiudo in un minuto, visto che già che ci siamo. Andare in upstream vuol dire semplicemente riportare e basarsi su quello che viene, da cui si deriva, per cui nel caso di NetServer deriva da 100S, quindi si basa su tutto il software basato su 100S e poi procede da lì. Vediamo se riesco ad andare avanti. L'ultimo passaggio che mancava da questa slide è che semplicemente tutto il loro software è open source, e quindi sulla base di questo poi vedremo nel prossimo link, nelle prossime slide, dove trovare il software. Volevo fare due parole su Smith, visto che c'è il secondo giro, magari riesco a farlo in meno tempo. Qualsiasi modifica che noi facciamo al sistema non viene processata direttamente all'interno dei file di configurazione del sistema stesso, ma quello che succede è che tramite i comandi che noi utilizziamo oppure l'interfaccia del browser scriviamo un database testuale all'interno del sistema in cui vengono salvate le nostre particolari configurazioni. Le informazioni prese da questo database con i template, che sono chiaramente dei template basati su file, e scaturendo questi che si chiamano eventi, che sono nient'altro che una serie di script eseguiti in un certo ordine, configurano il nostro sistema e permettono di avere i file di configurazione al loro posto e i servizi in uno stato consistente. La cosa interessante di tutto ciò che non ho detto è che in realtà, siccome le nostre informazioni di configurazione fanno parte di un database, se si dovessero danneggiare i file di configurazione, possiamo scaturire un evento, che è quello che poi rimette il nostro servizio nelle condizioni di partire, e quindi possiamo avere la nostra macchina ripartita da una posizione nota e da una posizione funzionante. Ultima slide in cui vi lascio i riferimenti del progetto, che sono banalmente il sito ufficiale, il sito della community internazionale, c'è una documentazione disponibile ufficiale in inglese e in italiano, visto che l'azienda che giustamente ha prodotto inizialmente il software era italiana. C'è una wiki che è stata implementata con tutte le contribuzioni dalla community, in cui ci sono how-to piuttosto che trucchetti, piuttosto che addirittura alcuni dei partecipanti alla community hanno delle loro repository. Il codice open source chiaramente è disponibile su GitHub, quindi potete andare a spulciarvi cosa fa, come funziona e quant'altro, potete direttamente contattare lì anche gli sviluppatori, e poi chiaramente c'è un manuale dello sviluppatore, in questo caso c'è soprattutto in inglese, ma è molto interessante per vedere tutta una serie di informazioni per lo sviluppo. Direi che a questo punto della presentazione potremmo non farcene più nulla, ma vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa di effettivamente operativo. Questa è l'interfaccia grafica del nostro NetServer. In particolare, come accennavo prima, l'interfaccia web è basata su un altro progetto comunitario che si chiama Cockpit. Io effettuo il mio login alla macchina. Questa è una macchina vera e propria, una macchina virtuale che io ho creato sul mio PC, e vedete che subito, chiaramente avendo fatto un po' di modifiche con lo zoom, le proporzioni poi non vengono rispettate benissimo, ma la funzionalità c'è tutta. Io ho già la possibilità di vedere alcune informazioni simpatiche del mio sistema, con grafici piuttosto che carico. Posso addirittura attribuire la mia installazione a un'azienda specifica, non l'ho detto, scusate, però l'installazione è da un ISO che si scarica direttamente dal loro sito ed è praticamente identica a 100S, per cui ho preferito usare il mio tempo in maniera un pochino più produttiva. E da qui io posso a questo punto controllare
tutte le impostazioni del mio sistema. Per esempio, potrei decidere di cambiare l'indirizzo IP della mia macchina. Non voglio che sia in DHCP, ma per esempio voglio che abbia un indirizzo IP statico. E quindi capite che io potrei modificarlo. Ora non lo faccio per motivi di non spaccarmi la presentazione per intero, però ecco, il concetto di base è questo. Posso aggiungere il record DNS perché a bordo della macchina nasce DNS Mask, quindi io posso già usare DHCP e DNS configurati dal server. Ho la possibilità di riavviare abbastanza comodamente i vari servizi installati sulla macchina, sempre tutto da un'interfaccia web comodissima. Ho anche la possibilità di impostare qualche cosina molto interessante, cambiare la password di root, abilitare l'autenticazione a due fattori per root, configurare uno smart host per l'invio della posta, configurare la destinazione predefinita per l'invio delle notifiche. Ci sono anche delle bellissime cose, soprattutto in questa pagina. Se io creo degli utenti differenti sul sistema, posso abilitare questa parte qua e permettere agli utenti di cambiarsi la password a partire da un sito installato su questa macchina. Molto comodo e molto interessante. Giusto per procedere un attimo, vi faccio vedere una delle parti che è quelle fondamentali di NetServer, che è il Software Center, che è uno store dove noi possiamo controllare ciò che possiamo installare di questo NetServer. Quindi da questo punto di vista qui mi viene notificato, nonostante abbia fatto gli aggiornamenti ieri, che c'è un nuovo aggiornamento disponibile, vedete che viene comunque dai pacchetti di 100S. Volesse aggiornare la mia distribuzione, Pigio aggiorna tutto. C'è anche la possibilità per l'appunto di configurare in quale modalità poi configurare il server, cioè voglio che vengano scaricati e installati tutti gli aggiornamenti nel momento stesso in cui sono disponibili. Cosa altro si può fare con NetServer? Beh, questi che vedete, che io scorro spero piano piano, sono tutte le cose che voi potete installare direttamente su NetServer con un click. Facciamo un esempio, in modo che ci rendiamo conto di cosa voglio dire. Per esempio, installiamo il ruolo del firewall di base e installiamo il ruolo fail to ban. Vedete che io seleziono le due possibilità, ho anche la possibilità, fra l'altro, di ricercare all'interno dei pacchetti di software, o meglio, delle applicazioni che sono state predefinite. Quando io gli dico installa, e gli dico effettivamente di installare, vedete che lui genera tutta una serie di operazioni, fra cui scarico i pacchetti relativi, installo i pacchetti relativi, e chiaramente nel tempo di installazione dovrebbe a questo punto aggiornare direttamente la nostra interfaccia web con le funzionalità nuove che abbiamo testé installato. Eccolo qua. Quindi abbiamo installato delle nuove funzionalità, entrambe le applicazioni che abbiamo installato si presentano sotto Applications, quella chiamata Firewall e quella chiamata Fail to Ban. Ce n'è una già predefinita web server, perché NetServer, appena voi la installate, ha già a bordo, chiaramente come state vedendo, un web server, e potete usarlo per farci, per esempio, la configurazione dei siti web e quant'altro. Volevo mostrarvi in realtà sia la parte di firewall che la parte di fail to ban. Vedete che c'è sempre la possibilità di aggiungere la scorciatoia a sinistra per quello che è l'applicazione che stiamo guardando. Vediamo la parte di firewall. Per la parte di firewall, purtroppo, potrebbe esserci interessante generare una nuova interfaccia, diciamo un'interfaccia logica rossa, e quindi contiene in sé questa designazione in colori, la fiducia che noi concediamo a questa interfaccia di rete. Facciamo finta che abbiamo un'interfaccia rossa basata su VLAN, sull'interfaccia chiaramente fisica che abbiamo. Diamo un indirizzamento, tanto non è un problema. 10.0.0.1, tanto non è mai 5, e gli diamo un'etichetta opzionale. Io faccio creare, il sistema ci pensa un attimo e genera la nostra interfaccia rossa, che quindi posso direttamente poi utilizzare all'interno delle regole di firewall.
Temo non riuscirà a farvi vedere di Active Directory, purtroppo, però a questo punto almeno una parte di questa cosa qua, poi torniamo sul Software Center e vi faccio vedere cos'altro si può fare. Quindi in questo caso abbiamo un'interfaccia rossa e un'interfaccia verde, che è quella che rappresenta la LAN, e quindi a questo punto a livello di firewall possiamo decidere, per esempio, di aprire porte con Port Forward. E in questo caso, a questo punto, lui ci dice: voglio una porta TCP, voglio aprire la porta 80 sull'host, per esempio. Scusate, ho scritto una vaccata. 2. Faccio salva. E con questa operazione qua io ho creato la mia regola di firewall e posso direttamente applicarla sul firewall. Chiaramente questo doppio passaggio di applicazione implica anche che io posso creare n regole di firewall e applicarle tutte contemporaneamente. Scusa Ivo, posso chiederti di mettere il mute per cortesia? Sì, ok. L'altra cosa che volevo farvi vedere, ma poi a questo punto direi che potremmo quasi essere arrivato alla fine del tempo, è che installando il ruolo di fail to ban, io ho fail to ban, che è un processo che più o meno spero conosciate tutti, è un processo che serve per bannare eventuali tentativi di intrusione o tentativi di brute forcing delle password su tutti questi servizi. Vedete che già nativamente NetServer attiva protezione ampie su tutti i servizi di base che avete installato. E ancora da questa interfaccia io posso direttamente sbannare persone che per esempio sono finite bannate da fail to ban, piuttosto che mettere IP in whitelist, notificare per email se arriva qualcuno e viene bannato. Ci sono tutta una serie di impostazioni, questo per esempio volevo farvelo vedere perché è effettivamente il prodotto di un lavoro di community inizialmente e poi... E quindi da questo punto di vista avete anche la possibilità di attivare o disattivare le singole jail di fail-to-ban. C'è la possibilità di vedere il log direttamente dal server, cosa è successo, quali sono le jail che sono state attivate, così come c'è anche per il sistema, per dirvela tutta, la parte di log di sistema, potete decidere quale log vedere, a quale data, previous boot, per quale servizio volete andare a vedere i log e via di seguito. Mi aspettavo purtroppo di potervi far vedere qualcosa di più, ma direi che siamo quasi arrivati agli sgoccioli. Preferisco farvi vedere qualcosa in più, magari stimolato dalle domande. L'ultima cosa che vorrei farvi vedere è che direttamente da questa interfaccia basata sul cockpit, se avete bisogno, potete lanciare dei bellissimi comandi. E quindi a questo punto, per esempio, visto che prima avevamo un aggiornamento in coda e non l'abbiamo fatto, possiamo per esempio decidere di lanciarlo effettivamente e quindi la nostra macchina procederà poi a fare le operazioni che chiaramente vi diremo in maniera tecnica e su una console. Avevo altri programmi, ma non ci staremo dentro, per cui in questo caso specifico direi che possiamo già procedere alle domande o se c'è qualche caso d'uso che vogliamo vedere. Bene, allora vediamo se sono domande in chat. In sostanza comunque ricordo che si può fare la domanda nella chat interna oppure nel gruppo Telegram oppure togliere il mute e intervenire direttamente nella conferenza. Allora abbiamo una domanda e dice: puoi spiegare nella parte web il reverse proxy? Forse l'hai già fatto? Certamente sì. No, non l'ho fatto, ma ve lo faccio vedere. Chiaramente nella parte di applicazioni c'è una parte di web server. Posso andare nelle impostazioni di questo web server. Di nuovo nel menu intermedio c'è una parte di reverse proxy. E creando un reverse proxy, chiaramente io devo dare un nome alla mia applicazione, che è effettivamente la risorsa che poi viene effettivamente proxata. Qui per esempio, non lo so, potrebbe essere un cloud.it, la butto lì. L'URL di destinazione, cioè qual è effettivamente l'host a cui lo devo poi forwardare, per esempio, che ne so,
un'applicazione interna, sempre che io riesca a scrivere sull'IP3, una descrizione che per me è casuale, poi in realtà posso configurare tanta altra roba, per cui per esempio posso limitare l'accesso per un elenco di reti cyber, posso decidere di caricare uno specifico certificato tra VM, vabbè, questo lo vediamo dopo, chiaramente non l'ho fatto vedere ma lo possiamo annunciare in maniera rapidissima nella parte di, scusate, certificati. All'interno di NetServer è possibile direttamente richiedere un certificato Let's Encrypt, il sistema vi chiede per quale dominio, quindi per quali indirizzi volerlo chiedere, ci sono anche qui delle opzioni avanzate, per esempio la mail di notifica, quando voi fate richiesta e se la vostra macchina è esposta correttamente a il nome ADNS risolto, potete ottenere un certificato che a questo punto potete andare ad utilizzare nella parte dove avevamo lasciato di reverse proxy, nella parte di certificato. Quindi la cosa è molto interessante, vedete che non è detto che il server che viene ospitato dietro abbia bisogno del certificato, perché può anche fare terminato sul reverse proxy il certificato, sicuramente dalla parte frontale, se lo esponi in HTTPS, ne hai necessariamente bisogno, e a quel punto lo fai fare al net server in frontiera. Diventano un po' più complicate le cose se vedi che qua c'è un flag che dice ok, il backend richiede una connessione SSL. Quindi diciamo che questa è la base, chiaramente anche loro non hanno necessariamente previsto tutti i casi, cioè un po' difficile da prevedere, però per esempio facciamo un esempio vero e proprio della ricerca che usiamo giornalmente, è un'ottima documentazione prodotta da questi signori, sia in inglese che in realtà in italiano, per i casi più complessi loro vi danno un template già di istruzioni da mettere, con tutta una serie di istruzioni e farvi vedere come funziona. Per arrivare alla domanda di Enrico, sarebbe un po' difficile debuggare così durante una presentazione. Di solito quando esponiamo dei servizi che hanno dietro Let's Encrypt, anche noi usiamo la procedura manuale, quindi configuriamo il file di configurazione del reverse proxy a mano. Diciamo che per servizi normali dovrebbe essere più che sufficiente questa cosa qua. Rispondo a un'altra domanda che ho visto passare, come si integra con Docker, poi lascio la parola e ci mancherebbe. È stato rilasciato abbastanza di recente la parte di Docker, anche qui è stata rilasciata nella parte di community. Ci sono tutta una serie di istruzioni e a quel punto, una volta che seguite queste istruzioni per attivarle, c'è la parte di gestione dei container e potete oggettivamente attivare questi container e usarli a vostro piacimento. Direi che credo che sia venuto il termine della presentazione, ho parlato fin troppo, grazie mille, se avete domande sono a disposizione. Sì, di base aggiungerei una domanda io, so che c'è una comunità dietro a NetServer. Oh, yes. Per cui immagino che tu sia partecipe questa comunità. Non quanto spesso come vorrei, ma sì, mi piacerebbe che partecipo, sì. E quindi se vuoi dare dei riferimenti per chi vuole comunque interessarsi ed andare a partecipare. Allora, il sito della community è quello che ho scritto nelle slide, ma ve lo faccio vedere subito, è un bellissimo forum in Discord, potete iscrivervi, ci sono tutte le applicazioni per poterlo seguire. Vi faccio vedere, non so se riesco a farvi vedere meglio l'URL, ma se andate sul sito ufficiale di NetServer, facciamolo così, che facciamo prima netserver.org, all'interno del sito ufficiale la community è collegata proprio in cima, c'è un bellissimo pulsante qui in cima community, quando lo cliccate arrivate direttamente al forum. Ribadisco, parlate con tutte le persone che si occupano di sviluppo, da quelli lato community vero e proprio agli sviluppatori
all'interno dell'azienda italiana. Qui è sicuramente un'ottima occasione di crescita. Sì, ricordiamo appunto che è curato da un'azienda italiana e quindi anche questo è un punto di forza per gli utenti italiani, insomma. Decisamente. Bene, ultima cosa, i tuoi riferimenti personali, se ce li vuoi lasciare, più che altro se persone hanno magari qualche altra domanda o comunque come trovarti. Allora, sono un po' dappertutto, sono su Telegram con, vediamo un po' se riesco a farmi vedere da qualche parte, ho i miei riferimenti, ma facciamo che ve li lascio in chat, perché sennò viene un po' lunga, e quindi almeno non rubo altro tempo alla discussione successiva. Benissimo, allora grazie mille a Emiliano Vassori per essere stato qui con noi stasera e aver condiviso la tua esperienza su NetServer. Grazie a voi.